Oh, cari tutti, ragazzi, cari, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. Allora, ragazzi, cari, io sono Genius 39 in questa nuova parte di Dragon Ball Super Super. Ragazzi, la scorsa parte abbiamo finito la saga di Freezer. Adesso andiamo a parlare con il nostro amico Kaioshin Insommo e vediamo cosa dice. Nonostante le nostre correzioni, i cambi della storia persistono. Hai visto Trunks? Non trova in nessuna parte. Puoi controllare i cambi della storia e andare a cercare Trunks, sempre che il tuo livello di addestramento sia adeguato. Cosa scegli di consigliare di concentrarti sul tuo addestramento? Allora, io vado a cercare Trunks. Gohan, sei vivo? Qua siamo nel futuro di Trunks e c'è Gohan nel futuro. E com'è fatta bene qui la grafica? Mezza 3D, mezza stile cartoon. Vabbè, uccidilo con tutta la potenza. Guarda la C18. Gohan C18 e C17 combattono, ok. E Trunks dove sta? Ah, si passa direttamente alla parte in cui Trunks trova il cadavere di Gohan. Così, proprio diretto. Ecco Trunks, l'ha visto Gohan. E qua c'è la trasformazione Super Saiyan di Trunks del futuro, ragazzi. Non è possibile. Gohan. Gohan. E ora, eccola. Quanto cazzo ci mette a trasformarti? Eccolo, eccolo. La rabbia di Trunks con le lacrime agli occhi. Il Super Saiyan sta guardando il suo futuro, il suo passato in realtà, vabbè. Puntini. Eccoci qua che abbiamo trovato Trunks. Ciao. Oh, sei tu. Questa pergamena contiene la storia della dimensione da cui provengo. Lì sono stati eliminati tutti eliminati dal C17 e C18. Anche Gohan, che era l'ultimo superstite. Se la mamma non avesse costruito quella macchina del tempo, io e tutti gli altri abitanti del mondo saremmo... Non posso provare la costruzione di una macchina che interferisce con la storia. Ecco, Kaioshin Insommo. Sì. Oh beh, non serve a niente piangere sul latte versato. Oh, cosa succede? No, non in questa storia, dobbiamo agire in fretta. Trunks. Sì? Che vuoi? Cammini, e dov'hai? Parla. Hai capito, vero? Mi state confondendo. Sì, vabbè, potete dirlo anche a me, grazie, allora buona fortuna. Sì, però cosa sono tutti questi sotterfugi? Vai, teletrasportiamoci nel futuro di Trunks. Era 780. Ok, siamo al momento prima che Gohan muore. Ok, quando va a combattere contro gli androidi, allora. Infatti c'è ancora anche l'altro braccio. C16, cosa c'entra nel futuro di Trunks? Dimmelo. Ecco qual è il paradosso di questa linea temporale. C'è C16 ed è pure super incazzato. Per la speranza, Gohan, guerriero futuro, sconfigge tutti i nemici. Ok, per tutti i nemici intendi C16 e poi dopo dovremo combattere anche contro gli altri? Non lo so. Dimmelo te, boom, intanto si è levato il vigore. Veloce, veloce, fammogli le super wombo combo. E però non la fa. No, ho sbagliato, ok. Poi questa qua è bellissima, ragazzi, l'ho imparata ieri nell'allenamento con Krilli. È molto bella, però non mi è riuscita nell'allenamento. Qua invece l'ho fatta per bene. Nell'allenamento no, perché laggavo, perché si buggava. Veramente, nella versione PC è piena di bug, piena. No, ci attacca da dietro. No, sbaglio la co... Vai. No, questa qua non riesco mai a colpirla. E perché sta fermo, immobile? Non ha molto senso. C16, fermati. Vieni qua. Non avevo abbastanza vigore. Ah, per il vigore, ragazzi, ho messo una mossa molto figa che mi aveva dato Krilli all'inizio. Che è l'entrata in azione. Recupera 200 di vigore. È molto, molto utile. Cioè, mi recupera praticamente tutto quanto il vigore. Quindi me la tengo. Vai, che gli si continuano le combo, vai! Kamehameha dirompente, colpisci! Perfetto. Carica massima! Boom! Io direi di recuperare il vigore adesso. Perfetto, così. Molto, molto buono. Possiamo fare sia combo, sia evitare tutti i colpi se continuiamo così. A fare l'entrata in azione. Rompi... No, volevo rompere il vigore, però va bene anche così. Lampo finale, colpisci! Sì! C16 non mi sembri molto forte. Che livello sei? Livello 30. Noi siamo a livello 23 e non ci stai facendo veramente niente. Sei soltanto abbastanza resistente. Non avevo vigore, non potevo fare il teletrasporto finale. Vabbè, ma siamo così. Un po' a sfregio.
Non muore? Ha detto che devo sconfiggere tutti quanti, ma se rimane con così tanta vita, ok, no, proprio i pallini non l'ammazzano. Ok, ora che arriva, C16 in terra, si rialzerà, cosa farà? Boh, chi lo sa. Qua c'è Gohan, avverte qualcosa. Mira. C'è Mira, ok, è la prima volta che combattiamo contro di Mira. Oh no, mi ricordo, sì, mi pare di sì, in questo Xenoverse è la prima volta. In teoria, no? Vai, si è levato il vigore. Però finché è in terra non si fa niente. No, gli si è già ripreso il vigore. Ok, gli si è rilevato. In realtà non se l'era preso, però riusciva a pararsi. Non si sa come. No, mannaggia a me che faccio così. Entrata in... No, ho sbagliato mossa. Voglio fare l'entrata in azione per ripigliare il vigore, grazie. Bravo Gohan, fagli pure telecombo. Arrivo io poi. Schianto del meteorite. Eh sì, due colpi si è tirati però. Sì, è bellissimo farla da così. Ok, intanto chi cazzo è che si è schiantato? Oddio, cos'era? È arrivato Trunks, l'attacco bruciante, ragazzi. E lei era l'attacco bruciante. Allora si va a combattere contro Mira in 3 contro 1. Dove vai, Mira? Carica massima! Boom. Ma perché Gohan del futuro ancora non si è trasformato? Non ha molto senso. Dovresti trasformarti in teoria, no? Vieni qua, Maviec. Non avevo... Ok, vieni qua, Mira. Pum. Sì, rotto il vigore. Perché sei mezz'ora così? Ma sei cretino. Madonna, rimane 30 anni fermo così quando si fa quello spezza vigore. Cazzi, sto crepando. Devo curarmi, devo curarmi. Dammi sta capsula, grazie mille. Ne abbiamo soltanto una, le altre mi sono sprecate tutte quante su cooler. Vai, colpisci, bravissimo. Perfetto, così. Ancora non gli si è fatto manco un lampo finale come questo Mira, eh. Quindi direi di fargli una combo e poi di finirlo con il lampo. Che cazzo stava combinando? Via qua, via qua. Non lo fate buggare, ragazzi. Vabbè, Trunks, te continuo a colpirlo mentre faccio il lampo finale. Boom. Ce l'abbiamo fatta. Perché non riesco a batterti? Anche contro voi tre. Io sono molto più forte, devo esserlo. Non ti permetterò di uccidere Gohan. Eh? È andato. Se ne scappa sempre, oh. Così Bulma ha finito la macchina del tempo. Sono molto fiero di te, Trunks. Ma ora abbiamo altro a cui pensare. C17 e C18 stanno attaccando la città. Hai ragione. E quando avremo finito qui, Gohan? Gohan verrà a combattere al tuo fianco. No, Trunks, non puoi. Non puoi, perché sennò alteri la storia. Ecco, infatti, lo sai che non puoi farlo, Trunks. Se aiuti Gohan qui, cambierai il corso della storia. E questo è quello che non dobbiamo permettere. Noi siamo pattugliatori del tempo e dobbiamo evitare questo. Quindi Trunks, te non puoi andare. Per favore ferma Trunks. Infatti adesso lo andiamo a fermare, il Trunksone qui. Trunks, c'è qualcosa che devi dirmi? Io... Se ora sei qui, da adulto, allora il futuro è salvo, giusto? Quindi questo scontro ha un vero scopo. Per me è sufficiente. No, Gohan, non puoi. Sì che può, deve andarci, cazzo, Trunks. Sembra che tu abbia stretto amicizia. E non si ammadano gli amici, giusto? Ok, è stato un vero piacere vederti, Trunks. Quando Gohan ancora era buono, invece adesso si è rammollito in una maniera assurda. Speriamo che l'ultima saga di Super si ripigli. Gohan, lascialo andare, Trunks. Ci deve andare. Non si può fermare. Quante volte ti si deve dire? Un po'. Se no poi la storia viene alterata. Te la sei cavata bene oggi. Per lui è stata una vera batosta. Non sono stata attenta. Ma non pensavo che partisse in quarta così. Se l'avesse fatto veramente, ci sarebbe stato un problema in più da risolvere, con tutte le conseguenze del caso. Per fortuna eri lì. Grazie. Penso che Trunks abbia bisogno di una pausa. Costruirò io le pergamene per un po'. Per qualche tempo dovrei lavorare per due. Mi dispiace. Non solo Trunks nello scorso Xenoverse non faceva niente, adesso ci fa fare pure il lavoro doppio. Ok ragazzi, sono andati a fare un po' di compere. Vi faccio vedere un po' cosa ho preso. Innanzitutto, nelle abilità ho comprato la Kamehameha Yuken, la Kamehameha Big Bang, che anzi andiamo a mettere questa qua.
Nient'altro. La camera devastante, questa qua è una mossa di Krilli. La mossa finale l'ho messa così giusto per. Ho preso un po' di Z Soul, esempio A, che riduce i danni subito alle Kamehameha. I Saiyan sono guerrieri, questa qua è molto bella. Terrestre, Fierrisso e Super Elite ripristina il vigore. Io non mettiamo i Saiyan, sono guerrieri. E come accessorio ho preso un bel po' di accessori. Allora, il cerchietto di Zarbon, il turbante di Junior, la testa di Devilman, di Mr. Popo, Yukai Assolite del cielo e la tartaruga, sono una roba assurda, fighissima. Lo scooter di Tagoma, magari lascio questo. Allora, andiamo intanto, qua si preoccupi, non ti interessa. Anche se di livello 30, che tu dicevi bisogna arrivarci, noi ci si va al 24. L'unica cosa è che non ho portato le pozioni, già non le ho manco comprate, sono demente. Salve, oh, sei qui, se hai visto ho cambiato un po' il look, mi sono messo un nuovo scouter. C'è ancora un problema risolto nell'ultima deviazione della storia. A quanto pare C16 non è stato completamente sconfitto. Non dovrebbe proprio esistere in quella linea temporale, qualcuno l'ha attivato e poi l'ha rianimato. Non era Mira, è appunto, la web Mira c'era. Sono sicura che C16 sarà ancora più forte di prima. Puoi occupartene tu, ma certamente, anche senza Super Saiyan, anche se lo voglio, però bisogna avere al minimo il livello 40 per averlo. In effetti, da una parte c'ha senso, perché c'è anche il Super Saiyan 3, basta che arrivi al massimo dell'aura e ti trasformi in Super Saiyan 3. Comunque, siamo riusciti a tornare. Siamo nella mia era. Sì, devo portare la pace a qualsiasi costo. E trova C16, eccolo qui ragazzi, C16, madonna santa. Anche se in realtà nell'anime non combatte mai. Cioè, si sanno le mosse, però non è che combatte chissà quanto. Cioè, ha tirato no, 3 colpi, poi è morto. Eccoci qua, Trunks, ti diamo una mano, stai tranzollo. E lui però va diretto su di te. Questa roba non mi piace. Sono io il tuo avversario. Lascia in pace il povero Trunks. Fammi combattere a me. Carica massima. Ok, adesso proviamo la camera Big Bang, ragazzi. Kamehameha Big Bang. È bellissima, però non l'ho peccato. Kamehameha Big Bang. Leva abbastanza. Il problema è che va caricata un sacco di tempo e non è molto buono da fare. Allora, vai. Oh, finalmente siamo riusciti a fare sta combo dopo tantissimo tempo. Intanto vediamo anche lo scooter di Tagoma, che è blu, bellissimo. Fantastico, fantastico, fantastico. E poi andrei a fare la mossa di Krilli, che è un crono, vi ho fatto vedere, che è la Kamehameha dispersione, che non ha colpito perché era in terra. Questa qua andrebbe fatta più che altro quando è in aria. Carica massima. Lui non ci caga di striscio, cioè ci passa. Va bene. Vai di nuovo con la Kamehameha dispersione di Krilli. Boom. Sì, però se si sposta non si colpisce. È un po' una mossa di merda, lo so. Però dato che si possono avere due mosse supreme, io con due mosse supreme che ho forti sono queste. Devo teletrasportarmi qui, lo so ragazzi, sono scemo. Quindi l'ho fatta. Kamehameha Big Bang. Voglio finirlo con la Kamehameha. Sto facendo la mossa finale. Che mossa è la mossa finale? Ok, oddio. Oh mio Dio, la voglio. Voglio sta mossa, voglio sta mossa. È troppo OP. Cioè, in realtà non leva un cazzo, però è figa perché può colpire ovunque. Kamehameha Big Bang. L'hai evitata. Dove stai? Kamehameha Big Bang. Ma non ci arriva, madonna. Lo ammazzo io! Ok. Guarda, è rimasto in aria. Comunque ha demonizzato. Cioè, è stato più forte prima rispetto ad adesso. Non so come mai Kaioshin del tempo, però mi è stato più semplice. Eppure non ho fatto niente. Oh, Cell! Di già? C'è già Cell? Sì, ok. Combattiamo entrambi. C16 e Cell contro Trunks e Genius 39. Guarda come partono tutti quanti all'attacco. Cosa pensavi di fare? No, non l'ho colpito. Vabbè. Pensavi di evitare i colpi. Ok, abbiamo capito. Ok. Kamehameha Big Bang. Kamehameha. No, ci ha rotto il vigore. Ok, in realtà no. Voglio romperglielo io. Kamehameha. Non me la fa fare. Forse serve anche il vigore per farla. Non ho ben capito. Bella. L'ultimo colpo e basta, però ok. Allora, entrata in azione intanto, che non ci sa il vigore. Aia, ci ha colpito e ci ha rallentato. E adesso gli si fa la K. Gli si fa la... Ah no, ci ha avvelenato. Kamehameha Big Bang. Non si può girare, quello è il problema. Andrebbe prima bloccato facendogli rompere il vigore. E poi andrebbe fatta. La quale io l'avevo rotto, però lui ha evitato. Che cazzo fai? C16? Boom. Ora è il momento. Devo caricarla almeno un po'.
Quanto la devo caricare? Così basta? Sì, basta, ok. Basta un 3 secondi di carica, tipo. Però devo farla. No, questo veleno. Il problema è che si gira, ok, sì, si gira. Si riesce a girare. Kame. Perché non la fai quando puoi farla? Kame Big Bang! Si leva abbastanza. Il problema veramente è quello. Non sempre colpisce. Anzi, sono più le volte che non colpisce che le volte che colpisce. Minchia, con uno schianto di meteorite quasi è quasi ucciso. Serve tanta aura, va detto, per farla. Però a me non sembra. Kame Big Bang! Dai, vabbè. Morirai con la presa allora. Ciao, C16. Ok, si è attivata anche la Zeta Soul che ci aumenta la potenza d'attacco ogni volta che sconfiggiamo un nemico. Kamehameha Big Bang! Sarebbe meglio quella finale di Kamehameha Big Bang, però per il momento non ci sa, quindi si arrangia. Trunks, mi dai una mano, questo qua mi sta colpendo, che ancora non c'ho vigore, volevo riprenderlo con una cosa lì, però non me l'ha fatto riprendere. Sì, vabbè, noi lo prendiamo mentre lui si tre calci. Trunks, give me a hands, please. No, ci ha colpiti. Porca puttana. Allora si fa il lampo finale. Che ti devo dire? Se la Kamehameha Big Bang non ti va bene, ti fa il lampo finale. Qui. Ecco qua il nostro Trunks. Che succede? Abbiamo mandato via o sono ancora qua? Qual è il problema? Ora è tutto finito. Grazie a tutti quanti. Grazie anche a te. Dove siamo finiti? Ah, siamo su, ok. Ciao. Sono qua sopra di te. Già me ne sto andando via senza salutare. Ok, siamo tornati. Ah, sei nuovo qui. Grazie, una volta ho finito torno qui, no? Sì, ho fatto un ottimo lavoro. Mi dite sempre le stesse cose, mi dite. Trunks, scusa se ho agito così d'impulso prima. Non farlo più. Cattivo pampino. Capisco il tuo stato d'animo, ma non posso permetterti di comportarti così. È pericoloso, lo so. E lo so anch'io. Lo so che devi scusarti anche con me. Lo so, ti ringrazio, grazie. Ok ragazzi, comunque direi che per questa parte di Dragon Ball Xenoverse è tutto. Vi ricordo oggi alle 7:30 c'è un nuovo video. Domani alle 2:30 nuova parte di Dragon Ball Xenoverse. Se questa parte vi è piaciuta, mettete mi piace, mettete iscritto, iscrivetevi, passate Facebook, sono andati a essere Telegram. Che sia la descrizione. E ciao ragazzi. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.